E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Stray. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui vediamo di riuscire a raggiungere anche questa volta i 70 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. Ebbene, la volta scorsa ci eravamo salutati qui dopo che eravamo riusciti a piazzare il ricetrasmettitore ragazzi sulla torre più alta. E a quanto pare il piccolo Bib si è dato un nuovo obiettivo, quello praticamente di spalancare la città, perché abbiamo scoperto che il luogo in cui ci troviamo attualmente era stato praticamente pensato come un rifugio dall'oltre, quello che chiamano come oltre, cioè sarebbe a dire il mondo di fuori. È stato definito appunto dallo stesso Bib come pericoloso, arido e praticamente ragazzi inabitabile, e quindi la domanda sorge spontanea anche qui: perché il mondo di fuori era diventato così, a tal punto da costringere gli esseri umani a costruire un rifugio sottoterra, rifugio però ragazzi dal quale nessuno poteva uscire, poteva scappare, quindi praticamente se sono sepolti vivi, fondamentalmente un quadro veramente post apocalittico, veramente bellissimo. Però Bib giustamente ha detto: se tu vieni dall'alto, vieni dall'oltre, significa che probabilmente adesso la situazione è vivibile, quindi mi metto sto obiettivo incredibile, voglio spalancare la città. Anche se qua sotto effettivamente abbiamo notato ragazzi che ci sono soltanto robot come forme di vita, a parte insomma quelle bestiacce immonde che cercano di succhiarci via l'anima ogni volta che ci si avvicinano. Per cui eccoci qua dal nostro caro Bob che cerca di acchiappare farfalle che non esistono, e quindi attualmente ragazzi il nostro obiettivo è proprio quello di tornare da Momo, perché siamo riusciti appunto a piazzare il ricetrasmettitore, quindi probabilmente adesso lui sarà capace di darci una mano. Questo pezzo bellissimo. Amore. Ok, i bassi fondi, inizia la seconda parte, per cui vediamo cosa ha da dirci Momo. Io direi intanto di rifarci un attimino le unghiette. Oddio, c'è anche una pallina, fermi. C'è una pallina. Ah, oddio, posso giocare anche con la pallina. Oddio, cosa fai? Bob, aspetta, non ti ho detto di accendere la radio. Oddio, gioca con la pallina. Oddio, questa cosa è bellissima. Ma dov'è Momo? E perché c'è la musica tragica? Momo? Non è qui. Ci sto a far caso adesso. Dove è andato? Momo? Questo l'avevamo già letto, in effetti. La forma appunto della città sotterranea. Guarda, un messaggio. C'è un messaggio di Momo, ragazzi. Piccolo oltreggioso, se mi stai leggendo vuol dire che sei ancora vivo. Ottimo. Ho spostato l'attrezzatura al bar per approfittare della loro antenna. Incontriamoci lì. Ok, ho serrato la finestra, ma il codice per aprirla è molto semplice. Eccolo. Occhio alla differenza tra maiuscole e minuscole. Ci si vede al bar, Momo. Ma starei scherzando? Deve essere il codice della finestra accanto all'entrata. Andiamo. Ma state scherzando? Come faccio a inserire tutta quella roba lì? Punto primo. Punto secondo, io già mi stavo a preoccupare che gli fosse successo qualcosa per qualche strano motivo. Inseriscilo tu. Il codice era? Era una H, credo. Solo una H? Riproviamo. Cosa veniva dopo una O? Ma ti ricordi cos'era? Autorizzato, così a caso. Ha funzionato. Momo al bar, che c'è? Va bene, io prendo per buono. Ha funzionato così totalmente a caso, ma va benissimo lo stesso. Per cui dobbiamo incontrare al bar. Il punto è: dov'è il bar? Perché adesso mi sorge un grandissimo dubbio. Intanto direi di scendere un secondino, perché non può essere comunque più in alto di così. Quindi il bar. Posso buttare giù la palla? Minchia, ci ho sperato tantissimo. Ma Bib, mi puoi dare qualche indicazione su dove minchia è il bar? Perché mi ritrovo un secondino in difficoltà. Così, cioè, ah, eccolo! Momo, sei tu, ehi! Ciao! C'è il andando totalmente a caso, che buco di culo. Ehi, pallina di pelo. Vieni, sono riuscito a intercettare un segnale. Davvero?
Minchia, dal di fuori, che spettacolo! Ci dica, ci dica! Salve, salve signore. E chi è? Billy, ti serve qualcosa? Ok, va bene, come non detto. Aspetta, Billy, minchia, anche i robot si possono sbronzare, ma veramente. Signore, cosa mi dà da bere? Se no, da queste parti, cosa posso fare per te? Mi spiace, non so nessuno strumento. Sì, ma mi può servire qualcosa. E lei? Niente. Questa? Amore, non butta! 1283. What the fuck? E sotto c'è anche un'altra scritta. Minchia, i misteri, ragazzi, i misteri di questo gioco continuano a infittirsi. 1283, cosa sarà mai 1283? Non lo so. Va bene. Intanto oh, c'è un jukebox. Che spettacolo. Sembra una musica presa direttamente da Crash Bandicoot. Che figata. Eccoci, Momo, ci siamo. Oddio, cosa ci... Vediamo se riesco a far funzionare questo affare. Mi hai detto che avevi ricevuto un messaggio. Pensavo l'avessi già fatto funzionare. Ammazza. Matrix, spostate proprio. What the fuck is that? C'ero quasi. E quello cos'è? Ehi là, qualcuno mi sente? Ciao, sì, ti sentiamo. Siamo dei bassi fondi. Stiamo cercando una via d'uscita. E un momento. Sei tu, Zbaltazar? Momo? È lui! Non ci posso credere! Sono così felice di sentire la tua voce, Zabaltazar! Che cazzo di nome gli hanno dato? Dove sei? Gli altri stanno bene! Sì, siamo al sicuro! Siamo riusciti a salire! Attenzione! Pronto, mi senti ancora? Devi passare dalle fogne per raggiungerci! Molto pericoloso, zurk dappertutto! Zabaltazar! Le fogne, come? Pronto? Accidenti, abbiamo perso il segnale. Incredibile, Zbaltazar è vivo. È riuscito a risalire per le fogne insieme agli altri oltreggiosi. Le fogne sono il posto più insidioso di tutti i bassi fondi. Ma se Zbaltazar ce l'ha fatta, vuol dire che c'è un modo. Sì? Non ce la farete mai ad attraversare le fogne. Pullulano di zurk. Vi spazzolerebbero in un istante. Vale soprattutto per te, piccoletto. Sì, me ne sono già accorto, grazie. Molti hanno tentato la fortuna in passato. Non finisce mai bene. Comunque, io vi ho avvisati. Gli affari vostri non sono affari miei. Ben detto, amico. Grazie per il consiglio, ma ne faremo gentilmente a meno, eh. Tanto avevamo già capito che era un posto pericoloso. Simus. Doc, suo padre, un tempo era un grande scienziato. Stava lavorando una nuova arma per combattere gli Zurk. Qualche anno fa è partito per collaudare il dispositivo e non ha più fatto ritorno. Da allora Simus non è più stato lo stesso. Ah, ha perso il padre. Non dare retta, Simus, è solo spaventato, come lo ero io. Se Doc ha costruito un'arma, è il nostro biglietto per raggiungere gli oltreggiosi. Nei suoi appunti Doc ha accennato un paio di volte a un laboratorio segreto. Deve essere lì che lavorava al progetto. Potrebbe esserci un indizio nell'appartamento di Simus. Forza, seguimi. Andiamo, andiamo, Momo, facci strada. Accidenti, sono così entusiasta di tutto ciò che se possiamo trovare addirittura un'arma per combattere quegli schifosissimi Zurk, ragazzi, siamo a cavallo. Ciao, amico. L'ha fatta la nonna, non la trovi stupenda? È bravissima a sferruzzare. Che cosa cipi? Gliel'ha fatta la nonnina. Vai, Momo, mi piace, una camminata spettacolare, Momo. Io ti sto a fianco, non ti preoccupare. Ti starò sempre vicino. E comunque la cosa si fa interessante, ragazzi. Siamo riusciti a ricevere un messaggio da Zbaltazar, che a quanto pare è riuscito a uscire. Sono riusciti a uscire. Quindi il messaggio è arrivato dall'esterno, probabilmente, o giù di lì. Ed è una cosa grandiosa. Solo come cazzo hanno fatto a superare gli Zurk e le fogne. Messaggio in codice. Dai, Simus, apri la porta. Lo sai che tuo padre avrebbe voluto aiutarci? Non ne vuole sapere, eh? Beh, c'era da aspettarselo. Era una situazione molto... è una situazione molto pesante per Simus. Non vuole più sentir parlare degli oltreggiosi. Non mi aiuterà. Ma forse con te? Credo di aver avuto un'idea. Ok, Momo. Già con quella sorta di camicia da notte... Guarda, penso che le tue idee possano essere considerate geniali. Non c'è da dire altro. Ecco, prendi il taccuino di Doc e mostralo a Simus.
Grazie, grande. Contiene un mucchio di informazioni che con un po' di fortuna gli daranno una bella scossa. Trova il laboratorio segreto, piccolo oltreggioso. Io tornerò al bar per ripristinare la comunicazione con gli altri. Va bene, Momo, grazie. Grazie per averci aperto la strada. Ti voglio bene, sei un amico. Simus, se la sta dormendo alla grande, ecco perché non ci ha aperto. Sì, vabbè, io non sapevo che... Oh! Calmo, 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 calmo. Stai calmo. Sono amico. Un amico. Un amico micioso, peloso, puccioso. Vedi? Che ci fai qui? Te l'ho già detto. Attraversare le fogne è una missione suicida. Lasciami in pace. No, dai, non dire così. Ti mostro questo, guarda, soltanto questo. Cos'è questo? Aspetta, è di mio padre. Accipicchia, chi se l'aspettava? C'è una stanza segreta nel nostro appartamento, ma dove? Amico, se non mi aiuti, cioè, se non riesci a capirlo te dagli appunti, siamo abbastanza nella merda. Io direi di guardare un po' in giro, ragazzi, di buttare un po' a terra le cose. Oddio, lo zompo all'indietro, stupendo. Qui c'è una foto di Doc. C'è un codice, c'è un codice. Il tempo ci dirà. Sempre solo il tempo che può dirci le cose. Oddio, è bellissima sta cosa, raga. Quelle zampine che tira giù i quadri. No, spettacolare. Eccolo, eccolo Simus. Qual è il codice? Ah, Simus, c'è qualcosa da dire? Non avevo mai notato quel tastierino elettronico. Come è potuto sfuggirmi? Era nascosto da un quadro? Ignoro quale possa essere la password. Cazzaro, l'andiamo bene. Ah, il tempo ci dirà. Non è che intende quindi l'orologio? Sono le due. Non lo so, proviamo 14. Non c'è lo zero. Come non detto, il tempo ci dirà. Ah, ecco, ci sono quattro orologi. 2, 5. Proviamo così comunque. 2, 5, 1, 1. Proviamo, Bob. Proviamo, Bob. Non demordere, Bob. 2, 5, 1, 1. Incrociamo le dita e le zampe, ragazzi. Sì, ok. Non troppo complicato come enigma. Mi piace comunque. Che ci abbiano messo anche questi piccoli appunto enigmi ambientali, che non siano comunque fin troppo complicati. Cos'è sta roba? Non avevo mai visto questa stanza. Incredibile che sia riuscito a nascondermela per tutto questo tempo. E dire che comunque il vostro appartamento è in bucio, amico mio. Questi progetti devono riferirsi alla sua arma anti-Zurk. Papà è sempre stato molto geloso del suo lavoro. Mi disse che l'arma funzionava sulla carta, ma che serviva un collaudo sul campo. Ho oltrepassato i bassi fondi e non è più tornato. Mi dispiace tanto, Simus. Cioè, comunque, raga, per lui deve essere stata dura, no? Perdere il padre così. Temperamento ostile. Vecchi batteri dell'epoca umana mangiano un tipo di materiale. Visione perfetta al buio. Reagiscono alla luce intensa. Attenzione. Alla luce intensa. Quindi l'arma avrà un qualcosa che riguarda la luce. Forse, quindi, forse reagiscono anche alla nostra torcia? Per caso. Però luce intensa. Forse magari la luce del sole potrebbe essere. Buttiamo giù un po' sta roba. Magari c'è qualcosa di interessante. Preparati, Simus. Op. Io butto giù. Localizzatore guasto. Attenzione. Cosa abbiamo preso, Bib? Parlami, Bib. Sfiatati, Bib. Niente, Bib non ci ha voluto dire proprio un ca. Vediamo un po'. Il Corriere del Robot. Prima pagina, il Corriere del Robot. Zurk ufficialmente fuori controllo. Mangiano il metallo. Ne mangiano il metallo e sono sensibili alla luce. Ok. Traduciamo qui. Progetto Defluxor. Idea. Pistola di luce. Bassa priorità. Estetica. Dimensioni. Decibel prodotti. Insomma, nel senso, basta che faccia il suo dovere. Poi per il resto sti cazzi. Alta priorità. Test sul campo. Obiettivo. Distruzione di 20 zurk al secondo. Ah, però era, insomma, ambizioso, direi. Buttiamo giù anche questa scatola. Op. Simus intanto sta fa solo tutto io, sto fa solo io. Niente, non c'è niente qua dentro. Molla, mamma mia. Ok, ho trovato un localizzatore guasto che non ho capito a che cosa mi serve. Ho trovato niente di interessante qui dentro. Mostriamoli l'oggetto. Aspettami, è familiare. Il suo localizzatore. Papà usava sempre il localizzatore per tenere d'occhio i miei spostamenti. Forse possiamo invertirlo e scoprire dove è andato. Non riesco a credere che papà potrebbe essere ancora vivo. Mi manca tantissimo. Poverino.
Ti serve un'arma contro gli Zurk, giusto? Papà ne aveva una indubbiamente con sé. Dobbiamo solo riparare il localizzatore così da poterlo rintracciare. Nei bassi fondi deve esserci qualcuno disposto ad aiutarci. Vieni, ti aprirò la porta. Ok, quindi dobbiamo semplicemente adesso riparare quest'affare per far sì di localizzare Doc, che molto probabilmente appunto sarà ancora vivo là fuori. Grazie per l'aiuto, Simus. Capisco perfettamente il tuo stato d'animo. Grazie per averci aiutato, eh. Niente, ci vediamo dopo. Allora, in caso potresti trovare qualcuno in bassi fondi disposto ad aiutarti. Va bene, quindi dobbiamo comunque tornare indietro. E mi chiedo chi mai potrebbe darci una mano. Aspettate un po'. Cerco spartiti di ogni tipo per raggiungere un tocco di atmosfera a suon di chitarra. Chiunque li trovi può consegnarmi di persona. Vivo accanto all'ascensore. Attenzione, parla degli spartiti che abbiamo trovato, ragazzi. Quindi vive accanto all'ascensore. Se me ne ricordo, magari gli lascio quelli che ho trovato. Salve, signore. A quelli lì conviene non rovesciare altri secchi di vernice. Cosmo andrà su tutte le furie. Attenzione. Parlavamo proprio di quei secchi di vernice che volevo buttare giù la volta scorsa e non ho potuto buttare giù. Salve. Possiamo grattare la porta. Magari ci apre qualcuno. Chi lo sa. C'è nessuno? Ti prego, non essere infantile. Non ti farà male. What the fuck? Ma che è stata a fare là dentro? Oh, vabbè, come l'ho detto, io me ne vado. Vediamo un po'. Vive accanto all'ascensore. È questo l'ascensore, credo. Guarda quanta roba incredibile piove nella nostra spazzatura. Una miniera di tesori. Dovresti fare un salto dal barattatore. Ce n'è per tutti i gusti lì. What the fuck? Il barattatore. Salve, anche a lei. Mi occupo delle piante. Gli umani le hanno migliorate tantissimo. Ormai necessitano di poca luce. Mi basta aggiungere un goccio d'acqua e guarda quanto crescono. È davvero una tecnologia straordinaria. Beh, direi che è straordinario, sì. Possiamo scendere qui, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è e chi c'è qui. Salve. Ciao, sono un musicista a corto di canzoni. Eccolo qua. Manca a farci apposta. Assunto vagamente importante. Questa è stata composta da un rinomato algoritmo. Sarà di sicuro bellissima. Oh, possiamo dormire mentre suona. Oddio, che spettacolo. Ok, anche questo dettaglio, ragazzi. C'è roba spettacolare. Veramente spettacolare. Ne ho trovato solo uno rispartito, però. Mi sa proprio di sì, fino a mo. Allora, chi potrà mai darci una mano? Prendi il misterioso codice della cassaforte. Usa codice. Se non lo posso leggere. Vediamo un po'. Mostra B12, vediamo cosa vorrà dire Bib. Segui i numeri, ma si direbbe un codice binario, una sequenza di 0 e 1. Dobbiamo riuscire a decifrare questo codice in un modo o nell'altro e avere a che fare con questa cassaforte. Beh sì, però se non possiamo decifrarlo adesso. L'accesso alle fogne è vietato a causa della proliferazione di Zurk. Restate al sicuro, restate nell'area protetta. Va benissimo, allora andiamo a cercare qualcuno, ragazzi, che possa aiutarci a riparare davvero questo localizzatore. Tieno a dire che è spettacolare vestire i panni di un gatto e vivere il suo punto di vista. Cioè, penso sia stata un'idea abbastanza geniale, ragazzi, davvero. Salve, signore, lei è il barattatore? Ah sì, il mercato, è proprio lui. Sono il rivenditore del mercato a Zoz. Tu mi porti qualcosa e io ti cedo qualcos'altro in cambio. Molto lineare, molto semplice. Un'antica reliquia lasciata del talento dei nostri antenati. Ti costerà 3 lattine energizzanti. Di meno non posso chiederti. Puoi aiutarci? No, vabbè, non glielo darei. Non oserei azzardarmi a far vedere a lui il localizzatore. Cioè, manca solo che glielo vendiamo così, totalmente per caso, per sbaglio. Ma non credo, comunque. In ogni caso, non voglio correre il rischio. L'assortimento di cavi elettrici, il migliore sul mercato. Te lo cedo in cambio di un detersivo super etilico. Non posso scendere più di così. Cioè, praticamente, ragazzi. Ah, c'è anche uno spartito. Una lattina energizzante. Cioè, praticamente, noi troviamo e raccogliamo roba e la scambiamo con lui per vari oggetti. Ci permette di spingere i Zurk. I bassi fondi hanno il loro pericolo di essere preparati. Allora, proviamo
Forse Elliot potrebbe aiutarti, attenzione. Ecco perché appunto, come mi diceva Alessandra sotto lo scorso video, che è bene parlare comunque un pochettino con tutti. Così sappiamo i loro nomi e adesso sappiamo a chi ci dobbiamo rivolgere. Elliot ci può dare una mano. Salve guardiano, mi scusi, non mi accoppi? Mi faccio un attimino le unghie. Oh, sono qui che dormono o stanno meditando? Che cazzo stanno a fare? Ci ha fatto prendere un bello spavento. Pensavamo che fossi uno zurco. Ma ti sembra orribile come quelle pulci schifose? Dai, so via. Non dica baggianate. Se sei sul serio poter prendere l'ascensore, non ho mai visto in funzione e compio 374 anni domani. Beh, ha detto niente, guardi. Perché andare fin lassù? Tanto non c'è niente, ma non dicite che non c'è niente. Guardiamo un attimino qua intorno. Ma qua pare non esserci nulla di interessante. Lei ci può dare una mano? Di cosa hai bisogno? È messo male, sembra recuperabile. Dovresti consultarti con il barista. Ok, ci ha dato un altro indizio, ragazzi. Mo devo essere capace di ritrovare il bar. Forse è questo qui. No, dovrebbe essere proprio questo il bar. Quindi vediamo un po' cosa c'ha da dirci Elliot. Ciao, Momo. Ehi, Jacob. Ti andrebbe qualcosa da bere? No? Che ripara aggiungi di questo tipo. È molto rotato, ma anche un po' bello. Lo vedrai da te. Si chiama Elliot. Il suo studio è proprio qui a sinistra, accanto alla bottega della nonna. La sua porta è ricoperta di scritte e cartelli. Perfetto. Così, ragazzi, il detective Bob ha trovato i suoi indizi. È proprio qui a sinistra, ha detto. La porta è ricoperta di cartelli. Forse è qui. Bucato super etilico. E tra l'altro quello ci ha chiesto un detersivo super etilico. La bottega di nonna. E dov'è la bottega di nonna però? Fermi un attimo, fermi tutti. Ammazza che macello qua dietro. Salve, salve, mi sapete dare qualche indicazione? Non mi arrischio a lasciare il villaggio, è troppo pericoloso. Inoltre guardiano è l'unico in grado di aprire questa porta. Potreste ancora riparare. Magari prova al bar. Niente, vabbè, noi sappiamo dove andare. Solo che l'avevo lasciato di stare il giorno dopo. I zucchi l'avevano completamente consumato. Che foglia, possono mangiare di tutto. Cioè, praticamente tutta la merda possibile e immaginabile. Comunque non è qua. Ovviamente, ragazzi, ho sbagliato strada. Il mio senso dell'orientamento lascia sempre grandemente a desiderare. Quindi programmazione da Elliot è l'ultimo cartello. Quindi è di qua, chiaramente. Salve, salve signori. Oh, che è? Non fate sti rumori molesti. La bottega della nonna? Sì, adoro lavorare a maglia. Finora ho intessuto 478 miglia di sciarpe. Mi portassi dei cavallettrici, potrei farti un poncio. Oddio, che cosa cipi! Se mi fa un poncio. Dai, bellissima. La bottega di nonna, perfetto. Allora, il posto che stiamo cercando dovrebbe essere qua vicino. Forse in questo vicolo poco raccomandabile. Ehi, salve. C'è qualcuno qua? Ok, sembrerebbe non essere qui, ragazzi. Dove diavolo è sto posto? Porca zozza. Proviamo a premere a caso, magari succede qualcosa. Con le sue zampine bellissime, ecco. Una lattina energizzante. Toppe. Ok, 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 già possiamo scambiare qualcosa. Ok, ricordiamo, ragazzi. Vediamo cosa c'ha da dirci Bib. Rip umani. Gli umani sono stati i primi abitanti di questo luogo. A quanto pare sono tutti morti. Come credi ci si senta a morire? Lo so, detto da me è sciocco, ma avranno raggiunto la vera pace. Proverò pace una volta morto. Non so cosa sia la morte per una IA. Scusami, non volevo deprimerti. Proseguiamo. Ok. E a quanto pare gli esseri umani c'erano qui, nel senso che appunto sono stati i primi ad abitare questo luogo. Sono morti tutti purtroppo. Niente, allora qua siamo ritornati da coso, là da Simus. Se può sapere dove minchia sta sto posto. A few moments later. Rivolgerti a Elliot per cose di questo tipo. Un genietto dell'elettronica vive proprio lì. Beh, dire vive proprio lì così a caso, indicando un punto qualsiasi. Salve. Gratta la sua porta, proprio lì alla tua destra. Ah, ecco, qua. Mamma mia, tanto complicato. Programmazione da Elliot. Bussare alla porta, aspettare che vi apriamo. Perfetto. Io non posso bussare, ma posso grattare. Ecco qua. Oh. Salve. Salve, buon uomo. Buon robot. Ho bisogno del suo aiuto. Sì, salve. Posso parlargli prima di entrare?
Ma sono qua. Mi apra, signore. Forse devo proprio entrare. Scusi, mi intrometto, ma se no non mi permette di parlarle. Forse non mi ha visto proprio. Siamo stati programmati per essere schiavi, ma da tot giorni possediamo un'anima. Spero che un giorno gli oltreggiosi trovino una via di fuga da questo inferno. Momo, c'è la firma di Momo qui. Salve signore, finalmente. No, non volevo disturbare. Segui per Elliot, è proprio laggiù. Ah, non è neanche lei Elliot. Scusi, può tornare a ronfare. Non si preoccupi. Oddio, è bellissimo sentire un robot che russa, ragazzi. Direi che è quasi poetico, veramente. Ok, un altro spartito. Opla, possiamo dormire, a quanto pare no. Va bene, Elliot. Salve, signore. Sto arrivando, mi scusi l'intrusione, ma... Oh, finalmente l'ho trovata, dopo tanto tempo. Salve. Sì, posso aiutarti? Ecco, sì. Ci picchia, un ottimo localizzatore. Riconosco il modello, un Toima BR2000. Puoi rintracciare chiunque con questo aggeggino. Permetti? Prego. So come aggiustarlo, ma quando ho di questi brividi non riesco a usare la tastiera. Non so se mi sono ammalato altro, ma di certo non sto bene. Non riesco a lavorare con questi brividi. Mi servirebbe una coperta per poter riparare il tuo localizzatore. Hai brividi. Un robot che ha i brividi. What the fuck? Gli serve una coperta? Dove cazzo la vado a recuperare io una coperta? Adesso mi scusi. Oh, ricordiamo. Quest'albero è un prodigio della scienza. Incredibile che l'ingegno umano abbia saputo creare delle piante che si sviluppano in assenza di luce solare. Incredibile, sì. Le forme di vita organica necessitano di alberi che purificano l'aria della città. I robot non ne hanno bisogno e ciononostante se ne prendono cura. Sono molto cipi, allora. È così che avrebbero voluto gli umani. Coperta, posso tirare questa tenda? No, come non detto, questa va su. Ecco fatto. Allora, mi deve dare un attimo, un attimo di pazienza. Vediamo di scendere. Quindi adesso forse la nonna mi può fare una coperta, ma lei fa le sciarpe. Proviamo, ragazzi, ad andare a scambiare la lattina energizzante. Non mi ricordo quante robe servivano. Ah no, serviva il detersivo per sta roba. Mannaggia. Di cavoli a 13.000 sul mercato. Un detersivo super etilico. Cazzo, allora dobbiamo forse... Allora, io penso, ragazzi, che sia questa la strada giusta, perché se no una coperta dove cavolo la vado a rimediare? Quindi dobbiamo andare alla lavanderia super etilica, come cacchio si chiama. Bucato super etilico e indica di qua, forse di qua. Mi auguro di sì, in qualche modo. Spero di non metterci un'eternità a trovarla, ragazzi. E questa? Super spirit power, forse è qui. Ci aprite, per favore? Sei uno di quei teppisti che giocano a tirarsi secchiate di vernice sul tetto. Ma sei matto? Stammi alla larga con la vernice. Sono stufo di pulire il vostro casino. Ma non voglio buttare vernice. Voglio entrare. Non so manco se è qua il posto. Quindi devo riuscire ad entrare qui. E come cavolo entro adesso? Tutte le finestre sono chiuse. C'entra qualcosa la vernice, evidentemente. Qua c'è un... Cos'è sta roba? No! Il sacchetto, no! Ci picchia. Male il sacchetto. Male il sacchetto. Che cavolo. Bob. Ci picchia a me che sono andata a ficcare il naso dove non dovevo. Oh, proviamo a salire. Vediamo se riusciamo a trovare una qualche strada. Ma salve signore, senta, la può smettere di... Che sta facendo? Ok, sta per lanciare. No, cazzo, sbagliato il tempo. Ok, allora dobbiamo far cadere la vernice per poter entrare lì. Adesso. Ops. Oddio. Uscirà infuriato. Oh shit. Minchia, incazzato nero. È stato un incidente. Vedete, raga, ci avevo visto lungo. Alla fine quei secchi di vernice dovevano cadere per davvero. Manca a farci apposta. Scusate, ragazzi, scusate. È stato un incidente, ma ne avevo assoluto bisogno. Adesso torniamo di sotto, senza ammazzarci, chiaramente. E corriamo dentro. Scusi, io ho bisogno di entrare. Allora, detersivo. Datemi il detersivo perché mi servono assolutamente i cavi elettrici. Ci picchia. Ecco, prendi il detersivo super etilico. Ce l'abbiamo, ragazzi. Top.
Andiamo a fare immediatamente lo scambio. Mi scusi ancora, signore. Non è stato, cioè, fatto con cattiveria, ma era assolutamente necessario. Ehi, barattatore, adesso me li dai i cavi elettrici, please? Ciao di nuovo, cosa ti serve adesso? Un assortimento di cavi elettrici, il migliore sul mercato. Te lo cedo in cambio, ce l'ho. Eccolo qua, toh. Ecco a te, grazie, perfetto. Adesso possiamo andare a darli a nonna, così magari ci fa una sciarpa e il nostro amico non muore di freddo. Ehi, bella de nonna, me la fai una sciarpa? Che dici? Qualche cavo elettrico per me? Un poncio che ovviamente purtroppo non sarà per noi. Mi metto subito al lavoro. Ammazza, oh, una frezza. Ci ho messo 5 minuti contati proprio. Eccolo qua, ce l'abbiamo ragazzi. Ti calzerà pennello, beh, peccato che non sia per me. Cara nonnina, ma ti ringrazio comunque perché risolverai il nostro problema. Elliot, guarda un po' che t'ho portato. Un bellissimo regalino anche se non è il tuo compleanno. Salve amico, ecco qua. Eh sì, al sicuro, lo so. Infatti, eccolo, c'era il poncio. Ecco a lei, dove l'hai trovato? Straordinario, fammelo provare. Oddio, adesso si metterà il poncio. Oddio che cipi. Guarda, niente più brividi, posso riprendere a lavorare. Grazie, adesso sì che posso aggiustarti il localizzatore. Fammici dare un'occhiata. Un piccolo aggiornamento e un'altra cosuccia. E voilà. Eccoti servito piccoletto. Ti auguro di rintracciare la persona che stai cercando. Grazie amico, grazie. Allora, adesso che abbiamo riparato il localizzatore, dobbiamo tornare da Simus, suppongo. Quindi non posso uscire chiaramente da qui. Ci tocca riprendere la finestra, ragazzi. Grazie, grazie ancora Elliot. Ammazza, mi hai fatto sudà, porca zozza. T'ho dovuto fa pure il poncio. Adesso sarà un casino ritrovare la casa di Simus, ragazzi. A few moments later. E qua? Forse è qua. Simus? Che c'è, amico? Che succede? Sei riuscito a riparare il localizzatore? Eccolo qua, ce l'ho. L'hai riparato, ben fatto. Passamelo. Ecco a lei. Vediamo se riusciamo a ristabilire un contatto con Doc. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Cos'è successo? Abbiamo un riscontro. Papà è veramente vivo, non ci posso credere. Seguiamo il localizzatore, forse scopriremo dove è andato papà. Andiamo. Facci strada, Simus. Va bene, seguiamolo pazientemente, ragazzi, e vediamo dove ci porta il localizzatore. Dove ci porta il vento? Scusi, mi stiamo calpestando la vernice. Ha ragione, scusi. Simus è troppo preso dai suoi impegni. Cioè, sta forse, insomma, avendo la vaga speranza di ritrovare suo padre, insomma, lo capisca un po'. Era sparito, letteralmente sparito. Forse adesso c'è una vaga possibilità che sia vivo, quindi... È una bella speranza, insomma. Belle le musiche, devo dire. Davvero belle. E qui? Che dice Simus? Che dice quell'affare? Ci siamo, ha davvero lasciato i bassi fondi. Là fuori è pericoloso, ma devo averne la certezza. Devo sapere. Facciamolo. Ok, Simus, andiamo. Ti seguo a ruota libera. Non abbia timore, signore. Oddio, la sta sbloccando davvero. Spero che non succeda niente di... di drammatico. Oddio, è pieno di uova di Zurk. Aiuto. Non mi lasciare qui dentro, Simus. Oddio. No buono, no buono, no buono. Non mi piace. Non mi piace per niente, Simus, te lo dico. Anche se lui, ragazzi, devo dire, sta facendo proprio l'impavido. Lui va avanti senza timore. Guarda quante uova di Zurk, ci divoreranno. Non posso farcela. Non sono veloce come te, gli Zurk mi beccheranno di sicuro. Tieni, prendi questa spilla. Il mio papà la riconoscerà. Capirà che sei un amico. Grazie. Ti aprirò la porta. Ok, Simus, grazie. Da un lato, cioè, non gli posso dar torto, ragazzi, nel senso, cioè, rischiare a questo punto la sua vita
non è veloce appunto come noi. Quindi io vado, Simus, grazie di tutto. Io mi avventuro, ragazzi, in questo posto sperduto, disabitato. Oddio. Dove il pericolo probabilmente potrebbe essere dietro l'angolo. Quindi direi di essere cauti, di fare attenzione. E inizia. Vicolo cieco. Io direi che... Oddio! Piano. Oh cazzo, adesso sì che sono nella merda. Corri! Corri Bob! Corri Bob e non ti voltare. Oddio Bob! Aiuto! Salta! Oh cavolo! Minchia, 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 minchia. Questa è una missione suicida, quasi suicida. Non v'azzardate a toccarmi, bestiacce schifose. Oddio, quasi mi prendono. Oddio, aiuto. Minchia, volano, volano, volano. Piovono, piovono zucca a catinelle qui nei bassi fondi. Oddio, dalle fogne, dappertutto. Aiuto, minchia, regà, sono nella merda. Oddio, dove vado? Oddio, oddio, devo fare il giro. Ah, oddio, devo fare il giro. Ci sono. Oddio. Nervi saldi. Attenzione, non ci facciamo divorare. Ok, via. Aiuto. Allora, immagino che l'acqua verde sia fetida e tipo malata e roba del genere. Quindi suppongo fortemente che sia meglio non caderci dentro. Quindi ce la posso fare ad arrivare lì? Cazzo, non ci arrivo. Possibile. Proviamo di nuovo a saltare da qui. Ok, adesso sì. Bello, bello comunque, ragazzi. È avvincente. Mi piace, nel senso, anche se comunque la storia sembra di per sé abbastanza semplice, è comunque avvincente, nel senso che... Oddio, oddio, va da solo. Oddio, chi lo guida sto coso? Oh, piano. Oddio, che volo! Amore, ha fatto una caduta incredibile. Povero Cipi. Stai bene, hai fatto un bel capitombolo. Amore, si è fatto male. Doc dovrebbe essere nei paraggi, ci siamo quasi. Si è fatto male lo zampitta! No, povero Bob. Non mi dire. Ok, sta piano piano recuperando. Ok, una piccola leccatina ed è tutto a posto. Incredibile, ma vero. I gatti è proprio vero, ragazzi, che ci hanno 9 vite. Cos'è sto rumore? Oddio. Minchia, è stato un bel volo, eh. Un bel volo, devo dire. Wow, ho temuto davvero per la vita del piccolo Bob, ragazzi. Oddio. Doc! Doc! Ha detto che dovrebbe essere nei paraggi. Scusate ragazzi, mi sono accesa la luce perché veramente stava diventando una catacomba qua dentro. Ok, Doc dovrebbe essere nei paraggi. Dove mai sarà? Uova di zurk? No, buono, non mi piace. Doc! Oddio, suppongo che quella luce quasi fluorescente che viene da quella porta ci sta indicando la via. Andiamo. Doc. Proviamo a dare prima uno sguardino qua, ragazzi. Magari c'è qualcosa di interessante. Qualche ricordo abbandonato? E chi lo sa? Doc. Possiamo entrare? Oh, attenzione. Oddio. Ma manco per sogno, guarda, mi avvicina alla gabbia. Ma Doc è stato qui? Perché mai ci dovrebbero essere degli zurchi in gabbia? Non avrebbe senso. Doc! Ah! Appunto, è uguale a Doc di Ritorno al Futuro. Oddio, 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 bellissimo, bellissimo. Veramente, raga, più cose vedo in questo gioco, più rimango basita. Wow! Un attimo, tu non sei uno Zurk, chi sei?
perso la mia spilla, come l'hai trovata? È stato mio figlio a mandarti. Oh, Simus, piccolo genietto. È un'eternità che sono qui da solo. Ero venuto a collaudare il mio defluxor, ma non è andata secondo i piani. Vorrei tanto tornare a casa. Mio figlio mi manca moltissimo. Puoi farti un giro per la casa se vuoi, ma non ho idea di come fuggire da qui. Ma come, Doc? Te sei un cazzo di genio, non sappiamo come fuggire da qua. Ma che davvero? Oh, facciamoci le unghiette. Così segniamo il nostro territorio anche qua. Ecco fatto. Doc che non sa come fuggire da qua. Cercato. Sono io quel manichino, mi ricorda qualcosa. Ho visto degli umani indossare costumi di questo tipo. Erano minuscoli, scorrazzavano in giro e facevano un gran fracasso. Se adesso ricordo, erano bambini. Le strade pullulavano di vita con loro. Nonostante tutte le difficoltà che facevano insorgere, gli adulti sembravano amarli profondamente. Doc afferma di sentire la mancanza di Simus. È la stessa cosa. Beh, probabilmente sì, Bib. Probabilmente sì. Allora, cosa ci sta sfuggendo? Cosa ci sfugge? Oddio, non volevo fare danni. Scusa, Doc, eh? È possibile che qua non c'è niente che ci possa dare una mano? Io intanto faccio un po' di casino, eh? Ci deve essere qualcosa che mi sta sfuggendo, solo che non so cosa. Doc ha detto, guarda pure in giro, ma non penso ci sia nulla di utile. È possibile, Doc, che non, nulla ti faccia venire in mente niente? A few moments later. Doc però si è fermato qui. Questo è il defluxor, attenzione, aspetta. Non l'avevo notato. Ehi, fai piano con quel defluxor. Al massimo della carica può ridurre uno zurk e un'esplosione di coriandoli. Embed, dici che non sai come uscire da qui? A questa erogazione servono 1.21 gigawatt per funzionare. L'unico apparecchio nei paraggi con tanta botta di vita è il generatore all'esterno della casa. Il problema è che non si avvia. Credo sia saltato un fusibile. E con tutti gli zurk che girano per me è troppo pericoloso uscire a ripararlo. Non sono abbastanza veloce, ma forse tu sì. Se riuscissi a raggiungere il generatore e a sostituire il fusibile, io potrei ricaricare il defluxor. Avanti, seguimi, ti mostrerò cosa fare. E te pareva? Alla fine, come al solito, la rogna me la devo grattare sempre io, eh? E non mi prendete sul serio, non voglio che il piccolo Bob abbia la rogna. Però, alla fine sono sempre cazzi mia, insomma, e te pareva? Avevo immaginato c'entrassero qualcosa sti fili, cioè era troppo palese. Quindi, Doc, dimmi, Doc. Tieni, prendi questo fusibile, è nuovo di zecca. E allora? L'accensione del generatore sarà rumorosa, però perciò aspettati qualche zurk. Non appena avrai riparato il generatore dovrei poter caricare e avviare il defluxor. Ti basterà seguire questo cavo, sostituire il fusibile e tornare qui da me. Ok, in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Quindi seguiamo i cavi, ragazzi, sostituiamo il fusibile. Devo sostituire il fusibile e poi tornare da Doc! Il fusibile nuovo di zecca? Come? Oddio, ma mi sta di sul serio. Ah, ok, è di qua. Non me devo buttare nel burrone. Ma la situazione sarà sicuramente molto antipatica fra non molto. Tocca zarola su lunghi sti cavi, incredibile. Ecco fatto. Siamo pronti? Prontissimi? Oddio. Mo fa un casino della miseria. Ci siamo, Doc? Il defluxor è pronto, ragazzi, però adesso sono cazzi da cacare, eh. Aspettati qualche zurca, ha detto. Aiutami, Doc, aiutami. Oh, ma allora funziona e come, cacchiarola. Grazie, Doc. Fammi strada, Doc. Ah, Doc, aiutami. Oh, cazzo, aiutami, Doc. Aiuto, via, bestiacce, immonde. Beh, che pareva. Mi sa che non è così che devo fare. È intuito. Ok, riproviamo. Oddio. Doc, però mi devi seguire solo, eh. Mi devi seguire un attimo con sta cazzo di luce, perché se no sto nella cacca più nera. Ecco, oddio. Minchia, Doc. State un attimo, fermo. Ecco, bravo, fammi strada, per favore. Da dove cazzo la mo dovrò entrare? Oh, shit. Ok, aspettiamo che li faccia fuori.
Ok, perfetto, perché così mi segue con la luce. Solo che non so se può arrivare qua con la luce. Non credo. Quindi facciamo subito. Oh, perfetto. Grande Doc, ottima collaboration. Oh, yes. Facchi amico, sì, sì. Straordinario, hai ripristinato il generatore. Hai visto che potenza il deflaxor? È decisamente il nostro biglietto di sola andata. Aspetta un attimo, potrei riuscire a montare il deflaxor sul tuo drone? What? Che cosa fai? Che cosa fai? No, toppe, toppe, toppe. Ha aggiornato Bib. Sì, ha funzionato. Adesso il deflaxor è installato sul tuo stilosissimo drone. Non è progettato per venire alimentato da una fonte elettrica così esigua. Se utilizzato troppo potrebbe guazzarsi. Ricorda, è pericoloso. E adesso rientriamo al villaggio. Sto tornando, figliolo. Oddio, che cosa cipi. Ok, allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Questa è una cosa cipissima comunque, no? Che il figlio sia così triste ovviamente di, insomma, non aver più potuto vedere suo padre. E che Doc ovviamente sia un chiaro riferimento a Doc di Ritorno al Futuro. Che ci siano comunque così tanti enigmi, ma comunque semplici, alla portata di tutti, che non ti fanno scervellare troppo, non ti fanno perdere troppo tempo e quindi non ti fanno perdere troppo il filo della storia. Regà, questo gioco penso che abbia soltanto aspetti positivi. Veramente mi piace davvero tantissimo. Bellissime le ambientazioni, bellissimo il fatto di impersonare un gatto, e bellissimi i riferimenti, bellissime le musiche. Cioè, tutto troppo top ragazzi, troppo top. Ovviamente aspetto i vostri pareri qui sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao.